Oh, eccoci qua, eccoci qua. Allora, cari amici di Armi.com, la Sabrina Ice, ecco, si era fermata in immagine. Poi... Non mi hanno mai visto così vestita. lo so, ma perché c'hai la caldaia rotta, diciamo, non so. Sì, esatto, infatti. Fa freddo, inverno, va bene così. Perché se no non sarebbe stato, insomma, il tuo coso, insomma, la zona comfort tua è un pochettino più No, scollacciata. ma io sto bene anche vestita. Ah, ho capito, sei così, sei bisex, c'entra il massimo. Infatti. Diciamo, allora, Sabrina Ice, sono contento perché lei è una ragazza molto simpatica, oltre che essere bella, perché è bella, insomma, non ha concorso, ma glielo dico uguale, alla gara fra degli occhi più belli dell'Ard, l'ho fatta io, ma ci partecipavi solo te, quindi hai vinto te. Ho vinto allora? Sì, hai vinto qualche cosa. Cosa ho vinto allora? Beh, non si sa, però insomma hai Ah, vinto. no. Ti sa, Vabbè, ti. Ecco, me lo farei sapere. e poi è anche simpatica, insomma, è una ragazza molto simpatica e creativa che ha dato origine a un genere che si chiama, secondo me, porno comico o porco comico, che dir si voglia. Bello, non ci avevo pensato. Io lo chiamo porno demenziale, ma perché non lo so perché mi è venuto così. Ma anche porco demenziale, cioè Porco volendo. demenziale va benissimo, fantastico. Ecco. E allora, insomma, va un pochettino evidenziato questo fatto che te, oltre a essere un po' l'attrice di produzioni, insomma, no? Che la gente ormai ti conosce, quando avevi detto faccio qualcosa di nuovo, non è che hai fatto poi in realtà le solite cose, hai fatto proprio delle novità un pochettino goliardiche, spiritose. Dimmi un pochettino come è nata quest'idea. Ecco, Sai che non ci stavo pensando adesso? Ho detto, sai che non mi ricordo com'è nata questa cosa? vedi? No, Quindi... proprio la stessa cosa. Non mi ricordo come mi è venuta la prima, ma forse dagli attacchi di pene è partita e poi mi sono venute così le altre. Sì, davvero, non mi ricordo proprio. Nascono da sole, no? Diceva Vasco Rossi, le canzoni nascono da sole, a te ti nasce da sole queste cose, insomma, queste situazioni, sitcom, porn com, diciamo. Sì, tra l'altro ieri sera ne ho scritta una nuova. Ecco, dimmela, Visto dimmela. che tanti italiani hanno problemi con la grammatica, non sanno dove mettere l'H. Io faccio una sorta di lezione di italiano in stile porno e demenziale anche, dove insegno a mettere l'H. Ecco, questo è interessante perché sicuramente gli italiani hanno difficoltà nel mettere tante cose, non solo l'H. Infatti dopo ci saranno anche le puntate se io avrei salsiccia, coltello, Ecco, semaforo. capito? Quindi te fai un po' tipo il maestro della RAI, quello lì che insegnava italiano negli anni 50, no? Te invece insegni sempre un alfabeto diverso, insomma, no? Però sempre con quello spirito là. E quindi in sostanza però ti vengano di getto queste idee, perché te ne hai buttate giù tantissime. Certo, sì, e tante faccio fatica anche a girarle, perché comunque si fa fatica a trovare con chi girarle. Ieri sera in 10 minuti l'ho scritta. Cioè, sì, ma mi vengono proprio così, devo scriverlo subito. Infatti non si capisce niente della... Io la chiamo la Bibbia, dove ci sono scritte tutte le sceneggiature che ho fatto. Non si capisce niente, perché è scritto proprio così al volo. Perché butti giù l'idea, no? Poi dopo e tante cose le fai anche da sola, nel senso che poi le interpreti anche da te. Sì, per forza, perché non ho con chi girare, quindi faccio tutto io. Capito? Però o ti sdoppi, no? Perché c'era Dildo in cui ti sdoppi, no? No, mi sdoppio, ne faccio tre di personaggi in dildo. Ecco, ti stripli praticamente, quindi sembri un po' una cosa tipo Primo Verdone, insomma, e lì fai tre Sabrine Ice diverse, che poi insomma penso sia facile perché c'hai queste personalità che lottano fra loro dentro te, c'hai la Sabrina Ice che ti dice fai così, quell'altra dice fai cosà, quell'altra che picchia la prima, quindi, e poi però giustamente avresti bisogno anche di un po' di attori o attrici che ti facessero un po' da Della materia prima, perché materia. non si può sempre usare la plastica. Certo, questo è un assoluto, sì, infatti, da cast, insomma, però comunque ti sei costruita un po' tutti questi personaggi, tutte queste, diciamo, tutte queste scenette e le metti nell'Olifan tuo, quindi l'Olifan è bello ricco di queste cose. Stavo pensando anche di aprirmi un canale Pornhub. Però avrei bisogno di qualcuno che lo fa per me, perché io non mi ricordo di stare dietro a tutto. E quindi mi servirebbe qualcuno che gestisse i social. Anche Certo, quindi questo è anche un appello, insomma, no? perché io sono l'antitecnologia, cioè zero proprio.
Beh, però hai imparato a montarle, no? Queste cose anche nel telefono. Sì, col telefono, infatti, comunque la risoluzione del video non è buonissima. Dovrei prendermi un computer, dovrei prendermi un telefono buono, perché questo costa 150 euro. Però quando vorrò fare qualcosa di più, cioè per Pornhub comunque servono girati meglio. Questo sì, questo è vero, quindi potrebbe essere un po' un investimento da fare in quel senso, però in realtà comunque si vede già che questi video sono carini, insomma, fanno ridere e allo stesso tempo, insomma, c'è anche poi la componente un po' piccante, quindi insomma... Infatti è quello, cioè quello che mi dicono che riesco a fare questo, sia a far ridere che a far eccitare le persone. Quindi la componente Ice, cioè la componente Sabrina e la componente Ice, no? Quindi tutte e due. diciamo così, a questo proposito c'è un'idea, potresti fare anche un qualcosa ispirato al famoso cane di Drive-In, che lui si, ti ricordi c'era Aspie Duncan, no? Di Drive-In, sì, Gianfranco D'Angelo siamo 84, sì. Ma io sono dell'89, scusa, ho fatto anche il box, non si vede. Ma te devi andare indietro e cercare anche quella comicità lì, perché Aspie Duncan praticamente era il nome di questo cane. Te guardalo poi su YouTube. Sì, già provo a cercarlo. Praticamente rimaneva fermo qualsiasi cosa gli dicevano, qualsiasi ordine gli davano. E io avevo pensato Ice Fidanken, essendo tu Sabrina Ice, c'era anche questa idea dell'unione della Sabrina Ice col cane. È molto interessante. Poi, ma se si ferma, comunque non c'è la parte porno. Beh, la parte porno non c'è, però magari te con la creatività... in qualche cosa, poi se uno ci pensa, insomma, no? Che si mette lì a tavolino. Quindi, a parte questa cosa qua, qual è quella che ti è piaciuta di più di queste parodie? Perché poi sono anche parodie, insomma, no? Quella che ti piace, secondo te è venuta meglio? A me piace un sacco Anna l'Attack è quella che, non lo so, per me è la più bella. Sono tutte simpatiche e quindi alcune poi dai fatti ultimamente sicuramente ancora non l'ho vista. Io sono rimasto a credo è lo Spank, quindi alla BDSM rivissuto attraverso il cane, che cioè sempre attraverso, cioè, c'è sempre il cane che ricorre ogni tanto. Spank è lo Spank. Spank sì, perché nel BDSM Spank è la sculacciata e Spank ha fatto la storia di Hello Spank in versione BDSM con Marcus Anubis, ma poi ne ho fatte tante altre. Ho fatto la gara di succhia brodo di Macio Capatonda, ho fatto la gara di succhia pene e tra l'altro ho fatto tutti i personaggi io e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 personaggi ho fatto. Ah, 6 personaggi tutti te? E tutti io. E vabbè, poi c'era la materia prima lì però. Ecco, vabbè. Poi ho ideato Fake Clio, perché come c'era Fake Taxi, io ho la Clio, quindi Fake Clio. Giustamente, quindi all'interno di questa Clio, insomma, ecco, chiaramente... Sì. Insomma, devo ancora girarlo però, con Sarah Slave. Perché ho visto infatti il trailer di quello, c'è lei che scende le scale, no? E viene verso la macchina. Il cancello di casa mia, sì. Poi c'è il logo. Poi ho fatto la mia storia, questo non è demenziale, non so se hai sentito le interviste che ho fatto alla Zanzara, che quando facevo l'assistente di volo, l'avventura che ho avuto sull'aereo con il militare, l'ho ricreata nel mio stile. Ah, ho capito, quindi hai rifatto un po' questa avventura che ti è successa quando facevi la hostess ancora, no? L'assistente di volo, e l'hai un pochettino hai fatto quello che non si vedeva, che capiva. E quello che non è nessuno ha visto. Ecco, che ho visto io. Che lo facevi. Quindi... Neanche tanto visto perché era buio, quindi cioè non ho visto niente neanche io. L'avete visto, non ha visto niente nemmeno te, però ecco, quindi... parlo perché hai visto, vedi quello che non hai visto allora, insomma, diciamo... Esatto. Però l'avrei solo sentito, avvertito, insomma. No, l'ho sentito, certo... l'ho sentito, però. Quindi, l'hai fatte diverse altre. E l'ispirazione generali, quali sono state? Perché l'ispirazione, le fonti di ispirazioni, ce ne sono state, quelle che si sanno, no? Ma le fonti di ispirazione sempre Macio. Per me è Macio Capatonda. Che tra l'altro ti ha anche mandato un pugno di pollice l'altro giorno, che lo stalkerizzo talmente tanto nelle storie di Instagram che ormai non mi sopporta più, penso, e l'altro giorno mi ha mandato un pugno di pollice. Eccola, è arrivata la maiala. È tornata la maiala. Che in realtà non è un'amica porca, è un'amica porca nel senso proprio del termine, vediamola.
Oh, eccola qua, ospite, grande. Guest star della situazione, che si chiamava, come l'ha chiamata, mi ricordo? Gina. Gina, vabbè, giustamente, Gina, quale altro nome potevi dargli, insomma. Gina, insomma, ha distrutto il giardino, evidentemente, ha finito l'opera di distruzione e è ritornata a casa. Mi faceva vedere, mi ha rotto la rete del giardino. Un giorno l'ha trovata fuori, mi ha detto, c'è il maialino fuori. Dio. Ha rotto la rete di ferro. Beh, è una maiala intraprendente, insomma, diciamo, che non si accontenta di poco. Com'è questa vivenza con questa maialina? Come belli, la tua dolce metà? Sì, è diventata come se fosse mia figlia. E a parte la mattina, che io a me piace dormire, lei ogni 2 ore mi sveglia con naso mentre, e mi urla nell'orecchio che ha fame e mangia tantissimo. Però comunque non costa tanto, cioè non spendo tanto per dargli da mangiare, perché vado dal fruttivendolo al mercato e prendo le cose che devo buttare via, perché lei mangia tutto. Ho capito, a chilometro zero proprio, gli dai praticamente quelle, insomma, e lei ingurgita qualsiasi cosa, quindi è di bocca buona. Mangia i sassi. Addirittura, infatti la vedevo un po' appesantita nei movimenti, forse il sasso che ancora non ha digerito e non l'ha risultato. Comunque no, comunque interessante questo fatto, perché normalmente la gente si prende l'animaletto da compagnia differente, te invece ti sei presa lei, insomma. Cioè, Io penso che sia il miglior animale che ci sia, è intelligente, è affettuosissima, è comunque di compagnia, è proprio, cioè, ti dà delle soddisfazioni. Uno Cioè, proprio io mi sono messa a piangere, cioè, io ho conosciuto l'amore con la gente. Te la porti a scuola, insomma, e dici, mi dà delle soddisfazioni proprio. Ma ci credo, ti vedo infatti che comunque sei contenta e realizzata dal punto di vista animale, diciamo. Sicuramente. Dal punto di vista umano sei contenta, sei realizzata, no? Sì, io no, io voglio andare a vivere al mare. Quando avrò la casa al mare, io sarò realizzato. Ah, proprio al mare, perché ti piace proprio il discorso del mare, insomma, il panorama, il paesaggio. Io mi ricordo una sosta che ho fatto quando facevo l'assistente di volo, ero a Palermo e io mi sono alzata la mattina, ho aperto la finestra e c'era il mare, ho detto, oh, cioè, io voglio svegliarmi così per tutta la vita. Ecco, quindi eri a Palermo, quindi diciamo anche un po' centro-sud, insomma, magari. No, via dall'Italia, no, 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 non posso Via, stare lì. è proprio via da qua, insomma, ma per fatto tuo, non per professione, diciamo, non per un fatto di hard. Vabbè, ma per l'hard posso continuare a farlo anche. Io vorrei andare a Barcellona. Ecco. E io entro l'anno prossimo penso di andare. Proprio a livello di vita, cioè per starci. Sì, voglio trasferirmi là. No, non voglio più stare in Italia. Ho capito. Lo so, ti vedo che infatti sei abbastanza, ti sta intristito questa cosa. Quindi. Sì, ma più che altro che io, per me Milano era la città più bella del mondo prima, adesso io vedo tutto grigio. Ma perché, cioè, la nebbia c'era anche prima, non dipende da Sì, questo. però adesso vedo grigio. Prima non lo vedevo il grigio. Ah, cioè, vedi, grigio, questa è una cosa metafisica, una cosa diciamo, c'è un doppio significato. Sì, Prima sì. non vedevi grigio, nonostante la nebbia, quindi insomma c'avevi un attimo più di vitalità, ora vedi grigio, che vuole capire che fisca, quindi insomma, e questa cosa qui non va bene. Per cui insomma penseresti di proprio. No, sto già vedendo perché sono sicura di andare. Ah, ho capito, quindi è deciso, diciamo, ormai. Sì. Certo, beh, insomma, però con la parlata milanese avrei anche dei problemi, poi No, io so parlare 4 lingue, cioè. Ah, giustamente, sì, già è vero, perché ora avevo mi dimenticavo del trascorso in aereo, quindi giustamente, sì, dai, giustamente da quel punto di vista sei già bella che pronta, insomma. Però lì come faresti poi? Continueresti a fare questo, diciamo, a dividerti un po' fra attrice, carriera, diciamo, nell'adult, oppure insomma cercheresti qualcos'altro? No, no, allora, io c'è da dire che non mi vedo a prendere, a fare, a prendere, a fare doppi anali e bere pipì fino a 40 anni. Io non mi vedo così. Vedremo, cioè, no, altro, cioè, vorrei continuare comunque su questa strada. Però non sto zitta, non dico niente perché per scaramanzia. Però devo andare via dall'Italia, per forza. Però comunque questo fatto, un po' di queste scenette che fai via via, magari potrebbero anche tornarti utili in un secondo tempo, no? Svilupparle un po' così, insomma, qualche idea creativa, comica, sale il web,
c'è un po' anche queste figure. Bisogna trovare, cioè bisogna trovare quello con i soldi che me le produce. Ecco, la produzione sostanzialmente, no? Perché una volta che ti hai trovato la produzione, magari migliora poi la qualità del video. Certo, ovvio. E realizzi, però l'idea c'è, insomma, tutte queste sceneggiature ci sono, questi filmetti ci sono, e chiaramente chi le vede, cioè chi le vuole vedere, non chi le vede, deve andare nell'Olifant tuo, perché sono soldi. Sono soldi, sì. Ma anche questo, non so, la gente che problema ha con l'Olifant. Sembra il sito del mistero, che ah no, io non uso quei siti lì, non guardo queste cose. Cioè, ragazzi, ma cioè, andate a vedere cosa c'è sull'OnlyFans. Cioè. Ma poi la scema sono io che rispondo anche sempre in chat su Instagram, mentre gli altri fanno i soldi e io rispondo in chat alla gente. Mentre loro fanno i soldi. Grazie, sei l'unica che risponde, grazie a caso. Te sei lì che rispondi e quell'altro intanto fanno i soldi. Invece no, ma è perché giustamente te sei gentile, no? Poi sei una persona molto amichevole, e questo è un complimento, insomma. Tante volte rispondo perché sono in versione Satana e quando uno è disabile, glielo devi dire. Cioè. Giustamente, quindi insomma, anche i momenti un pochettino più di cattiveria, diciamo, di sincerità totale. Però, giustamente, te queste robe qua le metti lì perché la gente paga i 9 euro al mese, quello che sono, perché poi... tanti magari sono lamentati, devo pagare l'abbonamento e devo pagare in più anche i video. Ragazzi, cioè, tu ti stai lamentando per 17 euro, 17 euro. Infatti è questo un po' il concetto. Quindi quando la Sabrina Ice fa qualcosa di nuovo, non è che lo fa per sport, lo fa perché poi c'ha le idee, c'ha varie cose, quindi giustamente se le mette su OnlyFans è giusto che la persona che le va a vedere un attimino contribuisca un pochettino al fatto che lei il giorno dopo pensi anche a qualche altra cosa e non se le freghi in giro, anche se in giro poi non ci sono, perché giustamente chi l'ha vista evidentemente è bravo conservatore e quindi ti evita il problema che la persona se lo accatta a gratis, insomma. Una volta sono stati in giro gratis per un po' di tempo, i video di tutte le ragazze di Legal dicevano che ci fossero i video in giro su gratis di OnlyFans sui canali Telegram. Però è una leggenda, o pensi che ci fu... alcune ragazze li hanno visti proprio. Anche tuoi? No, i miei no, non hanno visti. Però io ne avevo fatto uno con Gemma Bones ed era in giro. Ah, ho capito, sì. Gemma Bones, giustamente, che ho sentito anche pochi giorni fa, e comunque te sei stata, hai fatto anche dei lesbo, no, con lei, se non erro, qualcosa di... Sì, qualcosina sì. Senti, una volta... dicevi? Più BDSM ho fatto. Più BDSM, ecco, sì. Una volta mi dicesti che volevi, avresti voluto girare una scena in una gabbia, che era il tuo sogno, girare la scena in una gabbia a Legal, no? Però ancora non l'hai fatto, no? L'ho fatto. Ah no, quelle di Lega, no, quello non l'ho fatto, però la scena nella gabbia l'ho fatta, adesso uscirà a breve. Ah, quindi hai fatto una scena con una gabbia, ma su Lega, no, però questa è un'altra roba. No, una produzione italiana, non so se posso dirlo, evito un attimo. Ah, va bene, sì, comunque è una scena in una gabbia, quindi un qualcosa di un pochettino come piaceva a te l'idea, no? Di girare proprio all'interno della gabbia e di uscire poi. Però sai cosa? Io sono cambiata nel tempo, perché prima mi piaceva girare molto più da slave. Adesso non so più fare la slave, anche perché vabbè, non sono mai stata una slave. Però mi sento molto ribelle, quindi non ho proprio l'atteggiamento per fare la slave. Un pochettino più mistress, un pochettino più padrona, un po' più... Sono pervertita, secondo me, non sono né mistress né slave. Ah, te sei proprio così di tuo, insomma, diciamo. Natura, insomma, diciamo. Diciamo così. No, però comunque, in certe situazioni risulti bene anche quando sei aggressiva, insomma, no? Quando sei un pochettino più dominante. Quindi magari quel tipo di scena lì le puoi fare tranquillamente, insomma. Secondo me, come hai fatto anche prima, in precedenza, bene o male. Forse sì, forse sarei meno passiva, nel senso che il discorso del pissing che si faceva prima, forse a un certo punto ti avrà un po' anche rotto le scatole, no? Sta lì a bocca aperta, insomma, sempre. Sì, è sempre via, cioè, anche se no sembra acqua perché si preparano gli attori prima, sempre è un po', non lo so, ma più che altro sono le doppie anali, sono la preparazione,
Insomma, un pochettino ti comincia un po' a pesare questa cosa. No, vabbè, adesso sono a casa, quindi. Però ecco, c'è cioè Non questo. so, non mi ci vedo io, perché comunque vedo me nel futuro, io a 40 anni non mi vedo così. Certo, sì. Ma dove ti vedi a 40 anni? Che... No, non mi vedo niente, io come viene, cioè vivo come viene. Ho capito. Io mi devo tutta la vita su un aereo e mi hanno lasciato a casa da un giorno all'altro, quindi adesso come viene, viene. Ho capito, vedi la nebbia, come dicevi prima, quindi questa No, volta. io vedo il sole, io vedo il sole, qua vedo la nebbia. Qua vedi la nebbia, quindi magari per vederti a 40 anni dovessi andare a Barcellona, che magari lì vedi il No, 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 sole. ma anche a Barcellona sarebbe la stessa cosa, cioè vivo come viene. Ho capito, di giorno per giorno. Sì, certo. Ho capito, però insomma c'è sempre questa testolina che dormi, te dormi poco, secondo me. Ah, io non dormo mai, cioè dormo mai, quasi mai. Appunto, perché insomma, dalla mattina alla sera pensi sempre a queste cose, cioè non a queste cose nel senso che sei maiala come la maiala, per carità. Dico, No, anche che... perché adesso, cioè io magari di notte, cioè di sera scrivo e io faccio fatica a dormire di notte, anche perché mi alzo alle 3 di pomeriggio. Però adesso che c'è la maiala, lei mi sveglia ogni 2 ore, quindi dormo pochissimo, cioè faccio fatica. Giustamente, quindi c'è anche lei un po' che... Ma come ti Però sveglia? io mi mette a posto tutto, vedi? Come ti sveglia? È milanese lei? Come ti sveglia? Con Ah, quindi è il linguaggio proprio suo, la maiala, naso. insomma. No, pensavo ti svegliasse in milanese, uè, insomma, queste cose qua. Insomma. Allora, perché giustamente se l'hai presa lì, magari anche lei sarà Meneghina, cioè, no, Meneghina, si dice? No, è vietnamita. Ah, è vietnamita lei addirittura? Non lo so, non lo capisco l'accento, quindi. Ah, l'hai salvata dalla guerra civile, l'Alaska stanno sempre in guerra. Niente, quindi insomma una maiala anche vietnamita, bella, una personalità interessante. Per cui ecco, ora praticamente io so che te prossimamente, ora, cioè, te ne vai da qua, vai, fai un giro, fai un tour, fai un... Adesso vado in Francia, parto per la Francia, venerdì vado a girare per Jacques Michel, torno il primo e poi vado da un'altra parte. Ho capito, quindi insomma, programmi comunque belli perché già ti vedi un bel paese, poi già che Michelle è una produzione anche interessante, no? E quindi sei pronta, sei abbastanza motivata, insomma, passare un pochettino di tempo là, levati dalle palle d'Italia, insomma. Comunque, hai fatto, praticamente le cose che hai fatto in Italia, le hai fatte un po', le produzioni italiane le hai fatte un po' quasi tutte, secondo me. Hai girato con tanta gente, con tanti prodotti, tante scenette. Ma sì, no, cioè ho girato con Max, con Unchained e con Gabriele Galli, con Sara, e Valeria Vita, Sì, certo, Sara sempre, però quindi Valeria. insomma, nel senso Ah, anche, è vero, l'estate prossima girerò per la Naples Sex, farò la protagonista di King Kong e la mamma di Kate in Titanic. Ah, quindi praticamente le due parodie, tutte e due per Max Biondi, no? Per Knuckle Sex, quindi è importante questa cosa. E praticamente in entrambe le parodie te farai una parte importante perché dunque, King Kong che fai? La protagonista. Fa la scimmiona? No, la protagonista, non so chi sia, perché non mi hai Ah, detto la chi. protagonista, quella che poi va nella mano, sì, quella lì che... sì, e in Titanic che fai? La mamma di Rose, la stronza. Ah, la mamma di Rose, vabbè, sì, vabbè, insomma, vabbè, la mamma, già. Però insomma anche lì un ruolo importante, quindi no, quelle sono carine però, due parodie praticamente, quindi che proseguano un po' anche il filone che fai te, perché te fai il filone delle parodie, quindi Sì, è un andando... po' diversa secondo me, però sì, può essere simile. E però, vabbè, le sue sono un po' impegnative, più impegnative, perché comunque bisogna imparare le battute, io me le invento al momento. Vai a braccio, diciamo. Vabbè, il problema sarà ricordarsi le battute, perché io non mi ricordo niente. Comunque, ecco, dici che questo è l'indirizzo. Tanto qualche carezza alla maialina. Beh, Sì, perché qua che mi prende a nasate. è la delicatezza che hanno questi animali, sono molto delicati e quindi ti prende a nasate per attirare l'attenzione. No, è un elefante. Quando mi passa, sono piena di lividi sulle gambe perché lei non vede dove va e quindi mi cammina sulle gambe e mi lascia i lividi della Madonna. Ho capito, è BDSM, no? È BDSM.
con la maiala, quindi la maiala qui sei, così. Lei è la sua padrona e ti calpesta e ti male. Lei è la padrona, sì, infatti. È la sua domina, è la tua domaiala, diciamo. Domaiala. E invece sei la sua schiava, per cui insomma è normale si verifichino queste dinamiche. E quindi insomma vedo che infatti, vedo che ti giri perché la temi, no? Perché la... Perché no, perché è arrabbiata, sento... Così, quindi vuol dire che... Sì, perché poi ha diversi grugniti e adesso cioè, ho imparato a cioè, conoscerli tutti. Intanto, cioè, quando fa questo qua vuol dire che è arrabbiata. Vuol dire gli girano un po' le palle, ho capito. Quindi insomma, giustamente bisogna anche rispettare i suoi tempi, assolutamente, ci mancherebbe altro. La padrona di casa l'affitto lo paga lei, insomma, quindi... Beh, ovvio. Ci mancherebbe altro. Te hai preso un'affittuaria apposta, in realtà... Esatto. Io ho detto, l'ho trovato, gli ho detto, ascolta, me le lavi tu le lenzuola oggi? Ha detto che no, devo fare io. Perché... In realtà la storia secondo me è questa, che te hai messo un annuncio di cercare una coinquilina, poi lei, esatto. Lei ha fatto il tuo numero di cellulare e ha risposto con un verso che è il verso che ha fatto prima. Sì. E quindi... Adesso devo, guarda, vuoi vedere cosa sta facendo? Cioè... Beh, è un... ma è bello, bella questa interazione, qualche serata, qualche show, qualche spettacolo, via via, lo fai perché ho visto varie locandine, no? Quindi in ogni caso in giro ci sei e quindi nel dicembre poi un pochettino di date verso l'ultimo dell'anno chiaramente le farete, insomma le farà. Ho iniziato a collaborare anche con il Pervert Milano, con il Sodoma e faccio gli spettacoli anche lì. Quindi potete trovare anche il Sodoma del 7 dicembre. Ecco, quindi vedi c'è proprio un giustamente poi è dalle tue parti, insomma, quindi ci vuole anche poco, diciamo ti resta anche di strada, no? Per cui ecco, nel frattempo si continuerai a fare le cose, le sceneggiature. Sì, continuerò a farle. Quando viene scrivo. Quindi altre diciamo scenette. Si vedranno volentieri. No, anche perché non mi ricordo cosa ho scritto. Ne ho scritte talmente tante, però faccio fatica comunque a trovare le persone. Non c'è tanta serietà. Ma... un po' di vabbè, ma giustamente voi mi rialto quando gli dai le sceneggiature da leggere, la gente si sente un po' intimidita. No, ma che leggere? No, ma improvviso tutto. Però il problema è che io giro in modo tale che quando faccio il montaggio stia meno sbatti. Basta. Meno sbatti da fare per me. E quindi sono un sacco di pause, quindi tenerlo su non è facile. Sì. Però cioè, io sto lavorando, non è che ti posso stare lì a tirarlo su ogni volta. Questa è una verità importante, infatti. Quindi comunque sì, c'è magari questo problema. Però chissà che magari, ecco, io vedo sempre bicchiere mezzo pieno, sei arrivata fino a questo punto, hai messo su questa cosa che in Italia la fai, diciamo, solamente te ora come ora, perlomeno nel modo in cui lo fai te, perché poi te c'hai tutte le tue, il tuo modo particolare di farlo. Per cui a un certo momento uno si aspetta che il tuo prodotto resti comunque unico e quindi magari qualcuno che parteciperà si renderà conto un po' del genio di questa donna. Esatto, qualcuno deve rendersi conto del mio genio. Qualcuno se ne dovrà rendere conto, cioè a costo. Tu te ne sei reso conto? Cioè, io sono contentissima quando tu me l'hai detto. Ho detto, ah, che bello! Qualcuno si è reso conto che sono un genio. La gente l'ha visto, se non l'ha visto, ma comunque ha capito che facevi qualcosa di particolare. Poi non l'ha visto magari perché non ha pagato il mese d'abbonamento e l'allero. Però ha capito che facevi qualcosa di particolare che quindi era differente dall'arte di tutti i giorni, insomma, dalle scene di tutti i giorni, e questo è una cosa che chiaramente colpisce l'attenzione. Almeno a me mi fa piacere. Maccio lo fa, eh. Maccio li ha visti, li ha visti i trailer. Mm-hmm. Cioè, ha detto che gli fanno ridere, cioè, era contento. Meno male, non mi querela. Tra l'altro, te sei, quello che fai anche te di carino è che hai fatto delle interviste, no? su Mondo Spettacolo, no? Sì, mi sono fissato un pochettino. Ma è molto carino perché io ne ho lette due o tre di quelle che hai fatto te. Vedi come poi approfondisco le cose. Io ti vedo, Sabrina Ice, Pornostar, sì, però ha fatto anche delle interviste carine a Gemma Ponza, a Max Felicitas e tutto. E c'hai anche... Insomma, fai delle belle domande, quindi sei anche un po' giornalista, un pochettino... Sì, anche quello mi piace. Ho trovato questa passione nella scrittura che non sapevo neanche di avere, perché io pensavo di essere una capra nei temi, e invece dicono che sono brava a scrivere. Infatti, perché se no non sarebbero rimaste lì poi le interviste, che ci so e che vanno lette. Quindi invito, quando cercate Sabrina Ice su Google, a soffermarvi anche
sulle interviste che lei ha fatto nel mondo spettacolo, che è un bel sito e che sono molto carine anche le interviste. Per cui, insomma, c'è tante cose che bollano in pentola. Cazzo, a un certo momento, quando te dovrai stancati di prendere, come dicevi te prima, puntini puntini. Mi stanco mai di prendere. Beh, non ti stanchi mai di prendere, quello sì, ma ora nel privato. Ora poi nel pubblico a un certo momento arriverà che te queste doppie anali ne vorrai fare più, perlomeno girate, e allora... Ale, sono soldi. Sono soldi. Lo so, sono sempre soldi. Sono sempre. Io sono molto da pagare qua, Lo so, sono sempre soldi, quello purtroppo sì. Però bisogna anche lasciare un po' spazio alla possibilità che chissà, insomma, ti costruisci anche un ruolo interessante, carino, che ti fa un po', ti dà soddisfazione, no? Questo genere. Do comunque soldi, infatti, su questa possibilità, effettivamente, sto cinismo milanese, vedi che lei è... Sì, qualcosa di milanese dovrà esserci in me. Perché poi in realtà ti piace tutta la musica neomelodica napoletana. Sì, è vero. Quindi innamorata di Nico Pandetta, Francesco D'Aleo. E quindi sei atipica come milanese. Sì, milanese normale. Sono stata adottata, penso. Non si sa anche questa cosa, non l'hai approfondita? No, ma no, va bene. Ma sei abituata, diciamo. Sì, tanto ormai è tutto normale nella mia vita, quindi... che ci sono, insomma, non andiamo a cercarne altri, insomma, i genitori, giustamente. Sei cittadina del mondo, quindi, insomma, però la tua componente milanese pratica rimane, insomma, no, se non altro anche perché nel parlato si sente. Senti, come mi saluti in milanese? Come... Oddio, milanese? Sì, una frase milanese, stretto, non ci capisco una secchia. No, non mi viene. Non mi viene nessuna frase milanese. No, questa me la ricordo. Mingattucci cuglioni sono dentro i mutanti. Ho capito qualcosa, cioè ci sono delle parole che sono universali, quindi si capiscano anche dei milanesi. Questo è un po' il proverbio della nonna, questo era sicuramente. Sì. Oppure chi usa più sera va a casa sua. Anche questo, per esempio, è la U che è bella. Dalla U si riconosce il milanese. Infatti, no, questo me l'ha detto infatti ieri sera, io me lo so segnato in camera, in un foglietto, in uno stick, cioè ho scritto, è dalla U che si riconosce il milanese. Si riconosce il milanese, bisogna scriverlo. Tra parentesi, Sabrina Ice, c'è scritto, quindi è andata via la padrona, quindi ti faccio ritornare dalla dominatrix. E allora noi ci restiamo sempre in contatto e mi raccomando, ti mando i video nuovi, poi almeno mi dici cosa ne pensi. Mandami i video nuovi, perché io così le guardo e giustamente poi chi le dovrebbe pagare sarà invidioso di me, e io sono contento. Esatto. E io sono contento perché mi piace questa cosa, ma al di là di questo poi sicuramente se ne parlerà, perché ho visto che l'hai caricato anche uno ieri, non ieri, però l'ho visto ieri. Non è il mio genere, però ho fatto una cosa con Chantilly sabato sera. Ecco, una cosetta così, insomma, ho visto, molto estemporanea, no? E adesso ne ho preparato un altro, dove sono io a fare la dominante e dove metto lo strap-on in un altro menù. Uso lo strap-on su un nuovo ragazzo. Ah, ecco, vedi. Non riesco. Però l'ho fatta tipo videogioco, perché lui non riesce e fa il livello 1 fallito. E alla fine game over, you lose. Ah, ho capito. Fai tipo... Mi sta stanotte, gli step del videogioco, quindi il primo livello lo fallisce perché non riesce a... Ho capito, quindi è praticamente una cosa tipo game, tipo videogioco, insomma, a livelli praticamente. Sì. Ho capito, bello, sì, ho questo fatto dello strap-on, poi ora lo usate te e Sara, lo usate tanto, insomma. Io non lo uso quasi mai, però cioè, mi piace un sacco questa cosa di usare lo strap-on su un uomo, però. Ma io lo faccio per me, perché per sfogarmi. Io farei troppo male. Però su un uomo ti piace. Sì, davvero tanto. Non sulla donna, ma sull'uomo, insomma. È lì, insomma, l'uomo. Quindi, insomma... Comunque. Mm? Pagano anche per farlo, cioè per farselo fare. Certo, sì. Certamente c'è anche questa femminilizzazione, no? Quindi è un qualcosa che rientra poi nel loro modo di essere, quindi anche te giustamente la fai volentieri, perché comunque anche a te ti piace proprio il gesto di penetrare l'uomo, insomma, no? Vedi, infatti, ti è venuto il sorriso con tutte le,
le cosine, insomma, le fossette. C'è un assalto. Anna l'assalto. No, no, Anna l'attacco. Eh? Anna l'attacco. Cioè, ti hanno attaccato un anno, no? No, 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 ma adesso? Sì, ho visto che ti sei ritirata. No, no, la Gina che è salita sul letto ci ha fatto un casino della Madonna. Perché ogni tanto spada e inizia a correre velocissima per tutta casa. E quello che segno è? Cosa? Che segno è quello quando corre per tutta la casa? Ah, sta giocando. Ah, che gioca, ho capito. Sì, quindi no. Pure semplice svago, ho capito. Sì, sì, infatti l'ho intravista. Però comunque sì, prima di sera praticamente ho capito che ti ha demolito tutto. Questo sì, è un po'. No, tutti i giorni pulisco casa io. Beh, giustamente a maggior ragione poi perché lei ci passa dalla mattina alla sera e ti butta giù, abbatte praticamente qualsiasi cosa. Più tanto no, perché ho il giardino. Lei va nel giardino, tira sulla terra, mi ha arato anche tutto il giardino, tira sulla terra col naso, con le zampe, va dentro, c'è la palta e viene dentro casa, quindi mi sporca poi dentro. E giustamente sì, non ha la delicatezza di pulirsi le zampe prima, insomma, questa ancora. Il tappetino però, ogni tanto te le pulisce. Ah, ho capito, quindi ogni tanto fa la gentilezza, comunque magari gli lascio le pantofole, poi si mette le pantofole. No, sul tappetino si pulisce le zampe. Quindi vedi, è stata educata bene, insomma, quindi devi essere contenta un po' di questo lavoro che hai fatto. Bene, su questo mondo, su questo approfondimento, sul mondo animale, chiudiamo la diretta con Sabrina Ice, che a questo punto dovrà sollazzare poi dopo la sua creatura. E io la ringrazio. Ammazza, eccola lì, dov'è? Ecco. Ogni tanto è imponente questa cosa. Perché sì, molto, cioè, mi sono accorta che è grande, cioè, lo tenevo in una mano quando l'ho presa. Ora non, ora no, ora non più, ora nemmeno un due. Però no, no. È cresciuta bene. L'ha fatta mangiare bene, comunque è cresciuta e quindi bene così, insomma. Bisogna volere bene agli animali, lo dico sempre, molto più che alle persone perché se lo meritano di più in quanto animali. No. Mi ha dato quello che le persone non mi hanno mai dato, quindi sono proprio contenta. Vedi, vedi, anche queste sono dichiarazioni pesanti che faranno, secondo me, lasceranno una nota di amarezza in chi ti... Forse, è vero. Qualcuno verserà qualche lacrima su questa cosa. Quindi io ti ringrazio ancora e ci si sente presente. E un saluto a te. Ho parlato troppo veloce, vero? Cioè, te l'ho detto ieri. Fammi parlare piano. Guarda, se hai capito tutto, se io ho capito tutto, non lo so, sarò che magari mi sono fatto capito lì nel caso. Sì, appunto, nel caso mi organizzo, faccio i sottotitoli anche multilingua, però secondo me non servono perché si è capito tutto bene. Poi sai che c'è? Chi non ha capito bene se lo prende, insomma, poi ci siamo capiti, no? Ecco. A un certo punto. Dai. Saluto e a presto. Ciao, grazie mille, ciao.